Ben ritrovati amici telespettatori! Abbiamo visto da alcuni giorni nei telegiornali, abbiamo letto da alcuni giorni sui quotidiani questo persistere di una protesta degli agricoltori italiani. Abbiamo visto queste scene di trattori che ehm, stanno continuando ad occupare le strade, in alcuni casi creando anche un po' di disagio alla popolazione che si deve spostare. Ma eh, quello che forse va capito oltre alle motivazioni che questi agricoltori hanno nel manifestare la loro difficoltà all'opinione pubblica, perché tutto questo continua a caratterizzare eh, la cronaca, le notizie, eh, le mh, informazioni che riceviamo, eh, come dicevo, da alcuni giorni con insistenza, nonostante ci sia stata una sorta di dietrofront da parte dell'Unione Europea, almeno eh, su quella che era forse la vertenza principale che eh, gli agricoltori stavano cercando eh, di eh, risolvere. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di eh, capire attraverso i titoli delle prime pagine dei quotidiani di eh, mercoledì 7 febbraio eh, che cosa è successo a livello di Unione Europea e che cosa sta succedendo ancora sulle nostre strade. Cominciamo dal quotidiano avvenire, quello che dedica più spazio in prima pagina eh, all'argomento. Il titolo che troviamo appunto nel, nell'edizione di mercoledì eh, Mercoledì 7 febbraio in Taglio Medio è Trattori l'Unione Europea in retromarcia e da noi si tratta sull'IRPEF. Um, um, come, come occhiello, mh, leggiamo, uh, la Commissione ritira la proposta per il dimezzamento dei pesticidi e poi uh, leggiamo l'incipit sulla prima pagina. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento in plenaria al Parlamento europeo, annuncia il ritiro della contestata proposta di regolamento che puntava a dimezzare l'uso dei pesticidi. Entro il 2030. Era diventata un simbolo di polarizzazione, ha detto la Presidente. Bruxelles sceglie la linea morbida e prova così a venire incontro agli agricoltori che stanno dando vita a manifestazioni molto partecipate in tutta Europa, quindi non soltanto in Italia, in tutta Europa per quella che ormai è conosciuta come la protesta dei trattori. Intanto in Italia, braccio di ferro nella maggioranza sull'esenzione dei Redditi dominicali e agrari dal computo dell'Irpef. Eh, vogliamo ricordare che una delle prime nazioni nelle quali eh, gli agricoltori sono scesi in campo è la Germania. Eh, minore spazio troviamo invece su altri quotidiani di grande rilievo nazionale in prima pagina. Il Corriere della Sera per esempio dedica all'argomento il titolo di testata ma solo il titolo, non c'è nessuna sintesi della notizia sulla prima pagina. Il titolo comunque è Trattori, l'Unione Europea cambia rotta, gli agricoltori non fermano la protesta, i blocchi e l'obiettivo eh, Sanremo perché c'era anche questa idea da parte eh, dei, degli agricoltori di marciare verso Sanremo e poi annuncio di von der Leyen, ritiriamo le nuove regole sui pesticidi e Meloni parla in proposito della dichiarazione della Presidente dell'Unione Europea di vittoria anche italiana perché il, la maggioranza di centrodestra al governo in Italia da tempo sta sostenendo le ehm, posizioni degli agricoltori anche in Europa. Non a caso eh, il quotidiano Il giornale che è vicino alla maggioranza di governo, quindi alla maggioranza di centrodestra, dedica più spazio in prima pagina nell'edizione appunto del, eh, del 7 febbraio e troviamo quindi in taglio alto vincono i trattori, quindi anche il, il tipo di linguaggio utilizzato nel titolo è significativo. Primo traguardo, dietro front dell'Unione Europea sui pesticidi, il governo eh, parla di un nostro successo, e poi eh, è scritto in arrivo Sgravi IRPEF. Eh, leggiamo un incipit, in questo caso c'è una sintesi, l'incipit dell'articolo, un um, condensato di quello che è il contenuto di quanto poi eh, il lettore potrà trovare nelle pagine interne. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ritira la legge sui pesticidi. È un successo del popolo dei trattori, così eh, vengono definiti i manifestanti, che minacciano l'Unione Europea e. Protestano a Sanremo. Eh, ma eh, sul quotidiano La Repubblica troviamo l'argomento diciamo eh, accennato perché eh, tutta l'attenzione eh, che il quotidiano La Repubblica concentra in prima pagina non è tanto per la manifestazione dei contadini, per la manifestazione cosiddetta dei trattori, ma per quella che è stata paventata come una protesta dei trattori a Sanremo. Evidentemente sembra più importante che questi trattori possano eh, arrivare a Sanremo, anziché le motivazioni che sono alla base della protesta e eh, tra l'altro anche questa sorta di dietrofront che è stato annunciato dalla Presidente dell'Unione Europea. Eh, leggiamo il titolo, che è titolo di apertura del quotidiano La Repubblica, il Festival dei Trattori. E ehm, poi nel sommario disagio del governo, eh, dietro il timore della RAI per gli agricoltori sul palco, quindi è più importante il disagio del governo e timor, i timori della RAI, ma Amadeus rilancia sono i benvenuti, riunioni dai vertici di Viale Mazzini, l'ipotesi del collegamento esterno e la protesta inrompe anche nella capitale. Soltanto l'ultimo rigo del, uh, del sommario della Repubblica, in prima pagina, ripetiamo, uh, del, di mercoledì 7 febbraio 2024, è dedicato alla notizia vera che riguarda il mondo dell'agricoltura von der Leyen, uh, rinuncia alla stretta sui pesticidi e promette incentivi. Questo è il quadro che emerge dalle prime pagine dei quotidiani del 7 febbraio. Uh, del 7 uh, febbraio. Um, qualche dettaglio in più ovviamente lo troviamo nelle pagine interne e fra le varie pagine interne che parlano ovviamente in maniera più diffusa uh, dell'argomento abbiamo scelto uh, quella uh, del quotidiano avvenire sia perché è più vicino alle, alla sensibilità dei nostri telespettatori sia perché avvenire dedica all'argomento uh, l'approfondimento nella seconda pagina, quindi a Pagina 2, eh, sia perché avvenire è stato quello che eh, fra i vari quotidiani di eh, in edicola, mercoledì eh, 7 febbraio, ha dedicato più spazio in prima pagina, quindi ritiene che l'argomento, eh, ripetiamo, l'argomento protesta dei trattori sia eh, particolarmente importante. Non solo per questa categoria ma anche per tutti noi. Perché in ballo, come cercheremo di capire meglio, ci sono non soltanto eh, degli interessi economici ma anche. Ehm, la eh, capacità di individuare quali sono le giuste modalità per un'agricoltura sostenibile che garantisca anche la salute dei consumatori. E allora vediamo eh, di stralciare qualche eh, notizia eh, che si ricava appunto da pagina 2 del quotidiano Avvenire. Eh, il titolo eh, è I trattori spingono l'Unione Europea alla retromarcia. Ritirate le nuove regole contro i pesticidi. L'articolo è firmato da Giovanni Maria Del Rio e leggiamo qualche stralcio. I nostri agricoltori meritano di essere ascoltati. Ursula von der Leyen interviene in aula alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo e naturalmente al primo posto c'è la rivolta dei trattori che ha fatto da sfondo anche al Consiglio europeo straordinario di giovedì scorso a Bruxelles. Con un gesto significativo il ritiro della proposta di regolamento per il dimezzamento dell'utilizzo dei pesticidi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2015-2017 nota come SUR, eh, Sustainable Use Regulation, un testo con un occhio ai danni alla salute e alla biodiversità, ma odiatissimo da tutto il comparto agricolo e dalle forze di centrodestra. Uh, questa uh, proposta era stata, è stata respinta dal Parlamento europeo e uh, non si registrano nemmeno progressi a livello di Consiglio europeo e per questa ragione uh, Ursula von der Leyen ha annunciato: Proporrò di ritirarla. Uh, cerchiamo di capire che cosa è successo. È successo che ehm, è stato cercato un compromesso eh, per ehm, tentare di salvaguardare da un lato la sostenibilità eh, nella, nel settore eh, agricolo attraverso appunto, un dimezzamento dei pesticidi e anche la necessità da parte degli agricoltori di eh, fare in modo che il loro lavoro abbia una resa tale che non li costringa a delle perdite premesso che come poi si legge verso la fine eh, dell'articolo. Eh, già ehm, questo comparto economico italiano, quello dell'agricoltura, patisce il costo dell'aumento dell'energia, il costo dell'aumento dei fertilizzanti, eh, l'aumento del costo dei, dei fertilizzanti che sono diciamo, eh, un, un effetto anche eh, della, della guerra, soprattutto di quella della Russia contro l'Ucraina, ma eh, patiscono anche gli agricoltori gli effetti dell'inflazione. Quindi tutta questa serie di eh, situazioni, se poi vengono aggravate appunto dal punto di vista economico con eh, la possibilità di utilizzare la metà dei pesticidi, riducendo notevolmente la resa eh, delle eh, coltivazioni, chiaramente potrebbe determinare in alcune aziende anche un vero e proprio eh, stato di crisi profonda se non eh, il rischio rischio di fallimento. Allora questa, questa proposta eh, è stata diciamo, emendata, modificata, fino a individuare un compromesso che sembrava eh, dover essere quello più corretto, quello che potesse salvaguardare gli interessi eh, di tutte le parti e della salute dei consumatori, ma questo compromesso evidentemente è stato giudicato eh, troppo eh, diciamo, eh, in grado di eh, mantenere i rischi per la salute eh, dei partiti di centro. Sinistra è ehm, ancora troppo vessatorio nei confronti eh, dei coltivatori dei partiti di centrodestra. Sta di fatto che poi alla fine è stato bocciato a larghissima maggioranza, in pratica questo nuovo testo, questa sorta di compromesso, non piace a nessuno. Questa forse è la ragione politica vera e propria per cui la von der Leyen ha, ha deciso di ritirare eh, la proposta, ma chiaramente questo eh, probabilmente significa che si apre la strada per nuovi negoziati. Per, in, per arrivare ad una nuova formulazione del testo. Ma per capire meglio quali prospettive si aprono ehm, a partire da questa decisione della von der Leyen e eh, quali sono le altre esigenze, le altre necessità che ancora, nonostante questo ritiro eh, da parte della Presidenza dell'Unione Europea eh, del, ehm, del testo di legge, ehm, ancora inducono gli agricoltori a, a presidiare le strade e a manifestare per i loro diritti. Lo scopriremo tra poco con l'aiuto del presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini. A fra pochissimo. Presidente, allora eh, la Commissione europea ha ritirato la proposta sui pesticidi, sul dimezzamento dei pesticidi, ma ciò nonostante le proteste continuano. Continuano perché ancora la battaglia eh, con l'Unione europea non è finita o continua anche perché ci sono altre rivendicazioni sul piatto che attendono risposta? Ma dopo il nostro impegno tenuto a Bruxelles proprio nella scorsa settimana, ma impegno che dura ormai... Da più di un anno e mezzo in termini di confronto con la Commissione riteniamo che servano delle ulteriori risposte significative almeno su altri tre fronti, oltre a quello che riguardava direttamente la politica agricola comune, che abbiamo ottenuto la scorsa settimana, il 4% dei terreni a riposo. Poi avevamo portato il tema appunto dal ritiro della normativa legata all'utilizzo dei pesticidi. Eh, mi piace sottolineare che l'Europa le, e l'Italia in modo particolare oggi sono... Da un lato il continente, l'Italia è il paese più sostenibile a livello globale in quella che è appunto un'attenzione all'ambiente nel quale viviamo. Contestualmente a questo si deve unire una politica legata alla semplificazione. Oggi un altro passo importante per quanto riguarda l'ETEA. E poi avremo tutto ciò che riguarda le risorse di carattere economico che dovranno essere stanziate a favore proprio del comparto agricolo, in termini di garanzie per la politica agricola comune e per la politica agricola comune che dovrà essere discussa poi nei prossimi anni. Non vogliamo che ci siano tagli rispetto a quello che già avevamo subito nei decenni passati in termini di diminuzione di risorse che vanno a sostenere non solo l'agricoltura, ma un tessuto economico-sociale che laddove non ci dovessero essere ci metterebbe fuori gioco rispetto a quelli che sono altri sistemi produttivi che esistono in altre parti del mondo. Quindi da quello che mi pare di capire non è che chiedete neppure maggiori risorse, chiedete soltanto che non vi vengano decurtate quelle che già sono state decurtate in passato. C'è un tema che riguarda la politica agricola comune, che riguarda ovviamente l'evitare che ci siano tagli di risorse. C'è un tema che riguarda la sostenibilità che deve essere fatto con risorse aggiuntive per quanto riguarda l'innovazione nei confronti delle nostre imprese, ma anche una trasparenza migliore all'interno delle filiere agroalimentari. Oggi c'è ancora diciamo così, una sproporzione fra i soggetti che la compongono che sicuramente non ci possiamo permettere. Ci deve essere un'equa ridistribuzione del valore per evitare che l'agricoltura sia sempre il soggetto debole sul quale si fanno ricadere le inefficienze e soprattutto tutto ciò che doveva essere fatto che non è stato fatto ma che sull'agricoltura ha penalizzato anche la continuità della vita di tante nostre, nostre imprese, soprattutto per quanto riguarda le aree interne, le aree collinari, le aree montane. E come prima un carico burocratico che comunque si traduce in valore economico per quanto riguarda proprio quelle aziende che non sono in grado di rispettare quelle norme, non per volontà, ma proprio per un eccesso di burocrazia. Per quanto riguarda il tema della sostenibilità, diciamo che le buone notizie che finora si sono avute dal pronunciamento della von der sono due. Uno, il ritiro della proposta, l'altro... Pare che ci sia una disponibilità al dialogo, è stata usata proprio questa parola dialogo, che significa anche cercare di individuare insieme le soluzioni che possono garantire sostenibilità e sopravvivenza delle aziende agricole. Due, eh, questi due elementi sono incoraggianti affinché si possa trovare un testo condiviso con le risorse necessarie affinché quel testo diventi concretezza e realtà? Assolutamente sì, noi siamo sicuramente disponibili a continuare un dialogo di confronto che, ripeto, dura ormai da un periodo molto lungo, era stato totalmente compromesso rispetto a quelle che erano le posizioni dell'allora vice commissario a livello europeo Timmermans, che è quello che ha creato anche una forma di demonizzazione nei confronti dei cittadini rivolta all'agricoltura e al ruolo che gli agricoltori esercitano nel loro quotidiano invece che essere i custodi dell'ambiente come i responsabili di qualsiasi male. Ecco, questo per noi è assolutamente inaccettabile. Oggi c'è un cambio di passo. È stato importante anche il lavoro svolto dal governo italiano in questo ultimo anno in termini di attenzione nel portale elettromatica che noi portavamo e ritenevamo essere centrali. C'è stato un confronto ulteriore, come dicevo, la scorsa settimana, dopo le proteste a Bruxelles. Continuiamo a dialogare per ottenere quelle risposte che, ripeto, devono essere esaustive rispetto a quelli che sono i problemi e i bisogni dei nostri imprenditori. Alcuni quotidiani riportano anche come motivi ulteriori della proposta i rincari che ci sono stati sia nel costo dei carburanti sia nel costo degli stessi fertilizzanti. E a questi problemi c'è qualcuno a cui chiedete una risposta? Ma guardi, su questo è un problema molto differenziato da Stato a Stato. Eh, le politiche legate soprattutto al gasolio agricolo, così viene chiamato tecnicamente, dipendono direttamente dalle scelte che gli stati membri vanno ad attuare, situazione diversa che c'è stata in Francia e in Germania che ha portato all'inizio delle proteste in quel paese da parte degli agricoltori dove i loro governi avevano fatto dei tagli significativi in Germania per un valore complessivo non riguardava solo il gasolio agricolo ma in gran parte eh, superiore ai 3 miliardi in Francia Tante risorse tagliate per quanto riguarda appunto l'utilizzo dei combustibili sulle filiere agricole. In Italia siamo riusciti a difendere l'impostazione esattamente come lo era negli anni passati. Quindi su questo mi piace distinguere la situazione, perché, ripeto, è differenziata eh, fra i vari paesi. C'è un tema invece che riguarda, ripeto, la burocrazia. Questo invece è un qualcosa che incide pesantemente sulla vita delle nostre imprese e è l'Europa che deve semplificare la vita dei nostri imprenditori. Ciò che facciamo come attività agricole tante volte sono dei cavilli inutili, ma diventa quasi impossibile riuscire a rispettarli. Non è stato evidenziato da nessun quotidiano in questa fase di protesta, però da tempo gli agricoltori italiani lamentano anche una difficoltà quella di collocare i propri prodotti sul mercato perché arrivano dall'estero prodotti concorrenziali con prezzi stracciati e talvolta eh, non, non riescono i nostri agricoltori a ricavare il minimo che hanno investito per quella produzione. Ecco, a questo problema che fa parte però di eh, uno schema ormai eh, mondiale di economia di mercato, come si può dare una risposta visto che tanti eh, si ritrovano con quantità enormi di prodotto invenduto? La risposta è reciprocità, eh, altro tema sul quale noi ci stiamo battendo qua non solo nell'ultimo anno ma ormai da 5-6 anni, eh, dove noi chiediamo che le stesse regole che vengono imposte alle imprese agricole italiane e europee siano le stesse regole per quanto riguarda ciò che noi andiamo a importare provenienti da altri paesi e da altri continenti. Diversamente si traduce in concorrenza sleale. Se riguarda sia in questo caso i processi produttivi, sia anche un'etica legata al lavoro. Noi siamo per il rispetto ai diritti dei nostri collaboratori, in purtroppo, lo sfruttamento della manodopera, e soprattutto quella minoritaria, nella quotidianità, nell'utilizzo e nella produzione di tante filiere legate proprio all'agricoltura. Eh, come giustamente noi condanniamo queste cose, come noi ci comportiamo nell'utilizzo di tutto ciò che può guardare all'attenzione ambientale e alla sostenibilità, lo stesso deve valere per quanto riguarda, ripeto, ciò che andiamo a importare. Eh, diversamente, ripeto, si tratta di una concorrenza assolutamente sleale che mette fuori mercato i nostri prodotti per favorire quelli che provengono da altre parti del mondo. Grazie al presidente Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, per averci aiutato a capire i motivi della protesta, ma anche quello che stanno vivendo gli agricoltori italiani ed europei in questo momento e ci auguriamo che queste manifestazioni, oltre ad ottenere eh, dei risultati come già si stanno ottenendo, almeno iniziali, possano dare anche all'opinione pubblica la capacità di comprendere le difficoltà che questo settore sta attraversando, anche per, una, per un modo di comportarsi come consumatori più responsabile. Grazie Presidente, grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi.